Io non so più davvero cosa aspettarmi. Ma mi ha dato perché al quarto pareggio consecutivo, mi ha dato per quello, ma perché mi è venuto un po' a noia. Non dico noia andare allo stadio, nemmeno di guardare le porte, però mi è venuta a noia di vedere una squadra e già sì. Perché ora se si va a vedere dal punto di vista forse delle occasioni, forse ci siamo arrivati un po' più noi, diciamo, in porta di loro, ma di poco, forse, non so nemmeno. Però, ora, tralasciando anche il fatto della concretezza, che magari qualcosa se si è concretizzata di più, forse alla fine si poteva anche vincere. Però a parte questo, proprio, cioè, secondo me il problema principale, non è nemmeno tanto la, diciamo, la, come si può dire, no, preparazione, però dal punto di vista atletico, della forma fisica, perché i giocatori corre e corrono, il problema è che corrono a vuoto. La maggior parte delle volte arrivi secondo sempre sul pallone, si fa sempre anticipare in maniera sbagliata, clamorosamente a volte. Ma che corri a vuoto, poi non c'è gioco, non c'è idee. La maggior parte delle volte che arrivi in porta, le scazzi. Ieri, a parte che c'è stato dei momenti che Livorno giocava, a me mi è sembrato almeno, tutto di prima. Che prova l'arte a tralasciando che si è preso gol su questa serie e che gol si è preso. Non ci voglio, guarda. Vi lascio le highlights per questa serie per commentare, per chi non l'ha visto, il primo gol del Modena, cioè il primo unico gol del Modena, perché roba da torti, comunque. Cioè io ripeto, manca secondo me gioco, manca non tanto la valle di fama, proprio no. Io forse credo di essermi sbagliato per tutto, diciamo tutto l'anno, perché ho sempre detto che qualitativamente la squadra c'è, ma non rende, non riesce a. Come si può dire, a mostrare le proprie capacità. Io credo che forse la squadra quest'anno l'ho sopravvalutata un po', non un po' troppo, ma un po' perché eravamo lì di Lumano, anche dal punto di vista calcistico, anche Ronaldo, anche Messi, nel senso, hanno i propri limiti. Però io credo che pretendevo troppo, diciamo, ho visto tanti limiti alla squadra dove poi arrivare. Però dispiace perché comunque anche nonostante secondo me la squadra abbia i suoi limiti così, cioè giocando sì, ne mostri anche troppi, ecco. Io credo che la cosa principale manca sia un briscio di gioco, perché ripeto, a parer mio la tra virgolette, più che la voglia, diciamo, corre e corrono. Però corrono a vuoto, corrono male. E se corri male, duri più fatica e non serve a nulla. La maggior parte delle volte è così. Niente, vabbè, questa è la nosina. Parliamo un po' della partita. Allora, primo tempo, direi, primo tempo piuttosto equilibrato, anzi forse abbiamo fatto qualcosa più noi, anche se va detto che come ho già detto prima non siamo stati in grado di concretizzare l'occasione, addirittura nel tempo vantaggio finito con il vantaggio del Modena, e dicevo, primo tempo appunto, frazione di giorno Lavale si creava ma non si è concretizzato proprio niente, un livello si è fatto, anzi addirittura l'unica volta che si è provato, diciamo, che la fa go ufficialmente, pensando che siamo arrivati proprio lì, è stata davanti al portiere loro, o per paura o per fortuna, ha levato il tiro di vantaggiato a 2 metri alla porta di piedi, il portiere, mamma. Quindi il primo tempo, diciamo, una partita piuttosto equilibrata, su per giù, che finisce 1-0, vantaggio appunto per il Modena e niente, arriviamo al secondo tempo. Il secondo tempo, io personalmente, ho detto vai da Livorno, è arrivato, va a ribaltare subito il risultato. Infatti, è stato sì, si è fatto gol dopo poco, dopo quanto, 10 minuti, in quanto era in forza, non lo so, sinceramente non me lo ricordo. Insomma, ho detto va, è la volta buona, si fa gol, la vedevo cari perché il Livorno pressava tanto, pressava, 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 si è fatto gol e poi boom, morta la squadra. La squadra è morta, la squadra è tornata a giocare sui ritmi in primo tempo, addirittura hai rischiato non so quante volte di prendere gol, meno male, poi ci è andata bene, sì, anche lì per bravura nostra, per fortuna nostra. Insomma, e così si è svolta la partita, diciamo, una partita per la maggior parte della gara, mettiamola così, più o meno equilibrata,
Asperazzi si è provato a fare qualcosa noi, però allo stesso tempo a volte si è lasciato delle bue enormi, cioè delle bue, degli errori clamorosi che manca bene non costavano, ce la stavano caro, infatti a volte si è visto anche il Modena. Però ripeto, per quanto visto, per l'ennesima volta secondo me è il risultato giusto, perché più o meno si è fatto le stesse cose. Io faranno due, vabbè. Però nonostante usa di che il pareggio sia un risultato utile, a son di pareggio poi diventa inutile, perché cioè hai fatto 4 punti in 4 partite e dal punto di vista della classifica ti serve a poco. E a proposito della classifica, ne approfitto per dire, io spero ovviamente di non andare a playoff. Ora dal punto di vista, come si può dire, finanziario, economico, che magari qualcosa prende a playoff, quello sta la società, nel senso della nostra parte, però dal punto di vista delle figurette, se bisogna andarci, eventualmente, anche se momentaneamente siamo fuori, però se bisogna andarci, che fa queste figurette lì, perché per me sono figurette, queste lì, cioè si fare le bolle, allora non andiamoci. Rimaniamo lì, tanto sei sul peggio a metà classifica, e rientraci l'anno prossimo. Però vabbè, dispiace perché hai avuto 3 anni, che secondo me, nonostante, ripeto, ho sopravvalutato forse un po' troppo la squadra, che non dico, non ho mai detto che la squadra dovesse spaccare il campionato, dovesse dominarlo, no, quello mai, però te la giovi ampiamente e meritatamente per le prime posizioni, addirittura per magari arrivare a secondo, perché fra l'altro, parentesi, complimenti al Carpi che è in Serie A, che ci è andato meritatamente, perché come ho sempre detto, il Carpi a livello di qualità, sì, c'ha qualche giocatore che è bravo chiaramente, basta vedere Pedin, Bakoku, Lasagna, però a livello di, cioè se si fa un resoconto della squadra, non c'ha lo squadrone come poteva averci secondo me l'anno scorso a Palermo. Però cosa ha fatto? Ha giocato con la grinta, con la voglia di fa, hanno messo, non è un gran gioco, hanno messo un semplice gioco che funziona, mette in difficoltà tutte le squadre, infatti poi delle persone sono arrivate, sono a, mi pare, 11 punti dalla seconda, sono andati matematicamente in Serie A e complimenti, ma è così che dovrebbe essere. E secondo me li vogliono fare la nostra simile, magari non arrivando primo, però almeno secondo, terzo. Così non è stato, e ripeto, come ho detto all'inizio, secondo me l'osso principale che è mancata a Livorno è stato il gioco. Se te ci mettevi un periodo di gioco, qualcosa è più facile, secondo me. Sembra semplice da dire, chiaramente non è semplice da attuarlo, però secondo me almeno su quella cosa lì la qualità un briciolo c'era, perché il centrocampo, se vai a vedere, non ce l'hai straforte, però non ce l'hai nemmeno stra obbrioso, perché tipo Pires, lasciando stare che ha fatto una tolta clamorosa tipo ieri e ha giocato male soprattutto nel suo tempo contro Perugia, è un giocatore che se ne può far comodo. Luci, se fosse Luci di dell'anno scorso, degli anni passati, non è assolutamente un giocatoraccio. Bejanti, se giocasse nel giovane in Catania, perché qui si può, almeno a volte non si può vedere, non è un giocatoraccio. Esterni lasciamoli perdere, nel senso, sto vivendo diciamo il fulcro, secondo me, il centro del centro ampio. Poi ho parlato di Diabenero, che la stagione è stata usata di infortuni a partire da Moschera, che fino a quel momento giocava bene, secondo me. E a partire anche da Siligari, che per l'ennesima volta si è fatto male, non so nemmeno io quanto sta fuori. Però mi si vede che comunque la squadra è un briciolino scelto. Non c'è lo squadrone, ma te la potevi giocare. Così non è stato e dispiace che arrivi a quanto manca 5-6 giornate alla fine del campionato, ti ritrovi in quella posizione lì e forse è meglio ci rimani. Cioè sei lì meritatamente, per quanto visto è giusto che tu stia lì. Però niente, è stato sì. E niente, secondo me forse ritorno al discorso di prima, ma non andarci playoff, perché se gioia sì, anche perché non può cambiare il gioco ora, è difficile, ormai la stagione è quella che è, i giocatori sono questi, il gioco è quello e rimane probabilmente questo. Ripeto, una precisazione, non sto dicendo che sono idea che noi non arriviamo a playoff, io secondo me forse è meglio non arrivarci. Ecco. Vabbè, dai, ora sono anche un po' troppo la partita, cioè sono completamente fuori tema quasi. E niente, detto questo, ripeto, risultato giusto, in un pareggio, a parer mio ormai inutile. E ci vediamo al prossimo video, che parentesi, non voglio assolutamente gufarla o portare male a essere gufo, via, tanto per capirci, però secondo me se si va così, perché se non sbaglio si va giù a sabato contro il Catania laggiù, se si gioca sì, se ne prende un pallino. Io spero di sbagliarmi, ma io la vedo così.
voglio essere questa volta obiettivo e non, come si vuole, disperanzoso come tutte le altre volte. Vabbè, via, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.